Buondì, buonasera e buonanotte. Benvenuti a questo nuovo tutorial di OpenTTD. Rispetto agli ultimi tutorial ho fatto un paio di modifiche. Potete vedere nell'impostazione. Non qua. Comunque ho usato il pacchetto grafico chiamato ZBase. ZBase, qualcosa del genere, che quando zoomi non spixella come quello precedente, anche se un po' più bruttino a mio parere, però. È anche abbastanza pulito ho raddoppiato la dimensione dell'interfaccia, così almeno ci vedete bene. Comunque, a parte questo, oggi ci dedichiamo agli aerei. Allora, avevamo già costruito come primo mezzo di trasporto il trasporto da aeroporto di Firenze all'aeroporto di Civitaversiere, che come vedete è imballatissimo. Allora, sugli aerei c'è da dire una cosa importante: che gli aeroporti possono essere di diverse dimensioni, piccoli, grandi, hub, sono stati sbloccati, ed eliporti. Allora, sugli eliporti poco da dire, saranno pochissimi elicotteri, hanno una dimensione molto ridotta e costano un sacco, quindi non so se vi conviene, a parte fare da qui a qui, avanti e indietro. Sugli aeroporti invece cambiano un po' di cose. Allora, quando inserirete quello piccolo, che è addirittura sterrato, qua potremmo farne uno minore, che come vedete è un 4x5, quindi è minore ma non tanto più piccolo. Piccolo problema che vedremo soprattutto in questa epoca di gioco: la pista di lancio è corta, quindi alcuni aerei proprio faranno fatica a decollare. Però ha già il vantaggio che, avendo una dimensione un po' più ridotta, visto che dovremo distruggere un buon pezzo del paesaggio per costruire degli aeroporti, potrebbe anche essere interessante. Aeroporti grandi, appena li sbloccherete, avrete la possibilità di usare praticamente tutti gli aerei. Ne avrete due a disposizione, che è una cosa abbastanza importante. Qua per esempio possiamo farne uno di fianco all'altro, tanto abbiamo appena salvato, no? Sì. Non costa dirlo, durante la pausa, giusto? Allora. Va bene. Praticamente allora, se zoomiamo magari un po', vediamo che questa è una pista di lancio sola, il metropolitano ne ha due, vedete, così si vede molto bene, quindi può accettare un aereo che arriva e un aereo che decolla. Quando avete molto traffico potrebbe essere cioè non c'è motivo per preferire il cittadino al metropolitano, semplicemente quando potete. Tra l'altro, per cambiarlo dovete distruggere l'aeroporto e creare uno nuovo. Questi sono abbastanza grandi, sono come vedete. E quindi quando dovrete costruire uno, attenzione alle autorità locali, che se spianate troppo terreno si arrabbieranno. È un 6x6, quello grande. Gli hub sono 2, 4, 6, 7 per 2, 4, 6, 7. Anche in questo caso ha due rampe di lancio, l'intercontinentale ne avrà 4. Adesso qua non ce l'abbiamo a disposizione. Ha due hangar, quindi la manutenzione è più veloce. E avrà addirittura 6 postazioni da carico, quindi non è, cioè, è abbastanza interessante. Per quanto riguarda gli aerei avranno un vincolo, ovvero quando costruirete un aereo non potrete farvi trasportare le merci che volete, ma sarete limitati ad alcuni tipi di merci, 4 in particolare. Creiamoci un nostro nuovo aeroplanino. Tanto qua potremmo farlo un aeroporto un po' più grande. Allora, se vedete le informazioni,
Questo aereo, di solito gli aerei hanno una quantità grossa di passeggeri e una quantità limitata di posta che possono caricare. E questo causa che avrete una marea di sacchi postali e in questo caso no, ma meno passeggeri. Potrete con questo bottone qua convertirlo e riempirlo solo di passeggeri. Passeggeri, sacchi postali, va bene. Posta, un sacco di sacchi postali, ok. Beni, oppure valori. Valori sono quelli che sono generati da banche. Le banche, quando avrete una città che cresce parecchio, potrebbe darsi che vi costruisca una bella banca. In questo caso qua, dov'è la banca? Eccola qua. Banca di Campomonte Marittima, vedete questa sorta di Capitol Hill. Generano valori. I valori... Ecco qua. Disabilita tutti. I valori hanno un alto livello iniziale. Guardate la differenza con i passeggeri. Però anche questi decadono col tempo. Tenete conto. Questa è una cosa importante sempre, soprattutto con gli aerei. Più strada fate, più venite pagate. Più tempo ci mettete, meno venite pagati. Quindi dovrete valutare come fare ad ammortizzare la cosa. Potete prendere degli aerei super veloci e quindi evitare che il prezzo cada col tempo. Oppure intasare gli aerei di gente, tanto come vedete qua si caricano molto in fretta di persone, tanto da travolgerlo praticamente l'aeroporto, e semplicemente caricarlo e quando arriva prendete un sacco di soldi. Tenete conto che con gli aerei di solito guadagnate delle buone cifre, adesso la grafica qua non aiuta, però se ordiniamo per profitto di quest'anno... Quello che ha avuto più profitto ha generato 276.000. Ed è questo è quello che porta la posta, tra l'altro. Quindi quando lo convertite può anche darsi che siano interessanti. Questo è un passeggeri. È un passeggeri. Un Concorde. Che costa un sacco, però rende. Allora, facciamo una cosa, prima di continuare. Se volessi convertire questo a un hub, tanto togliamo la pausa. Come fare? Chiudi aeroporto innanzitutto. Come vedete qua c'è un aereo che sta tendendo di decollare, quindi non una bella cosa. Ah no, sta andando a fare manutenzione, tra l'altro. Ok. Intanto noi iniziamo a fare così, così, e facciamo. Questo tasto vuol dire compra il terreno, per evitare che ci costruiscano altre case, sostanzialmente. Ah no, tu devi... scusami. Appena costruito, ma ti distruggo subito. Allora, abbiamo una marea di mare. Ecco, quello è un problema di OpenTTD, che a un certo momento verrete travolti dalle notifiche e non ci potete fare niente, sostanzialmente. Allora, qua invece come possiamo fare? Andiamo così. Cancellato. Allora, e facciamo così. Allora, adesso possiamo costruirci un nostro nuovo aeroporto hub, ovviamente tenendo conto che dovremo spianarlo. Non metteteci troppo tempo,
Di non rimuovere la strada. Era meglio reclamare tutto. Cosa diamine sta succedendo qua? Ok. Abbiamo fatto il nostro nuovo aeroporto. Dobbiamo ricostruire tra l'altro anche la stazione di carico dei camion. Se faccio così però... aspetta, forse riusciamo a abbassare qua. E fare la stazione di camion. Le parti di due stazioni di carico? Cosa stai dicendo? Diciamo che... Ok. Magari ci ho messo un po' troppo tempo? No. Adesso abbiamo molte più stazioni di carico e scarico degli aerei, quindi... Abbiamo due piste, ok. Però abbiamo molte... Cioè, gli aerei possono caricare e scaricare di più. Allora. Altra cosa importante da vedersi. Questo tasto qua. No, questo tasto qua. Se andiamo a vedere tutti gli aeroporti, possiamo vedere quelli più intasati, che ovviamente è Civitavecchia. Però c'è Passo nel Mincio che è intasato di posta, vedete. Qua passeggeri, posta, valori, sostanzialmente. Potremmo far diventare un hub anche questo. E perché non lo facciamo? Chiudi aeroporto. Saranno tutte le notifiche che dicono che attenzione che gli aerei non sanno più dove andare, non è vero. Abbiamo chiuso l'aeroporto. Bene. Allora, iniziamo a reclamare terreno. Da grande hub è un attimo. Questo è mio. E adesso facciamo diventare un hub. Ecco fatto. Va bene, ora che abbiamo fatto due begli hub, abbiamo una marea di posta. Per esempio possiamo fare un nuovo aeromobile. Allora, come decidere un nuovo aeromobile? Sinceramente... Dipende da come vi... Allora, ci sono una marea di parametri a cui dobbiamo stare attenti. La capacità. Tipo di aeromobile. Ah, c'è aereo piccolo, aereo grande. Probabilmente gli aerei piccoli vanno bene per gli aeroporti piccoli. Come vedete sono quasi tutti grandi. Quindi vi servirà un aeroporto almeno grande. Anche il Dinger 100 avevo provato con un aeroporto piccolo e si lamentava della la dimensione. Allora, questo ha una capacità enorme, il Darwin 300. Di solito facevo il Darwin 100. Il Darwin 300 ha una capacità enorme, come potete vedere. Quindi magari potrebbe darsi che potrebbe servire per risolvere il problema della posta. Costruiamo un bel Darwin 300, convertiamo la posta e andiamo da qua. Qua, quindi gli aerei sono abbastanza veloci, non hanno problemi di salita, discesa, di colline, cose del genere, quindi quello più veloce ovviamente è il Concorde, che se vi ricordate bene l'originale, cioè il Yeet-Hogan, che se vi ricordate bene l'originale è stato ritirato per questioni di inaffidabilità. C'è anche il Guru Galaxy, che è abbastanza grosso. Questo lo convertiamo a valori perché i valori rendono parecchio. Quando costruiscono le banche conviene portare in giro roba, eh? Poi sostanzialmente quello che vi conviene fare è fare una marea di aerei passeggeri anche. Poi vediamo un attimo perché c'è questo aeroporto qua. Adesso ne ho creato uno sostanzialmente a caso. Però se noi andiamo a vedere le stazioni... Ok, sempre Passo nel Mincio che ha bisogno. Anche Ponte Corvo un po' di... Verfieschi Ticino. Ok. Allora. Questo invece che cosa succede? Qua c'è una bella fabbrica. Che viene alimentata da uno e due fattorie.
Potremmo alimentarla anche con questo una volta che troviamo una miniera di ferro non troppo lontana. Cosa che attualmente non c'è. Potremmo alimentarla anche con... Potremmo farne uno uguale qua. Sostanzialmente cosa succede? Qua carichiamo di cibo, sostanzialmente. Questa fabbrica ci genera casse di beni, un sacco di casse di beni. Le carichiamo con gli aerei e li portiamo nelle città, che tanto le città crescono intorno agli aeroporti e quindi quasi sempre accettano beni. E i beni sono abbastanza valutati anche loro, eh. Potremmo farlo con i treni, questa cosa qua. Però anche con gli aerei non è una brutta... una brutta possibilità. Anche questi si svalutano abbastanza tanto, però si guadagna di più anche che con i passeggeri. E ricordate, più strada si fa, più si guadagna. Gli aerei vanno abbastanza veloci. Questa fabbrica costa un bel po' di beni. Sostanzialmente adesso potremmo creare altri aeroporti, tipo questo Ripa Fieschi, che è stato tagliato fuori da tutto per ora. Devo fare anche qui un bel aeroporto hub. Allora, se noi andiamo a vedere l'opinione che hanno di noi, adesso non c'è niente. Quando costruiremo l'aeroporto inizieranno un po' ad odiarci, perché è un abuso edilizio enorme sostanzialmente. Però come vedete con uno solo aeroporto ci copriamo praticamente tutto. Terribile! Pam! Una botta sola, adesso se volessi costruire una stazione di pullman... non l'autorizza. Proprio non lo vuole fare. Questo si riverserà anche sulla quantità di passeggeri che potremo portare in giro. Quindi adesso magari facciamo un aeroplano piccolino. Che vada qua. Io quasi faccio sempre gli aerei che vanno da un aeroporto all'altro. Potremmo fare anche più aerei che vanno in aeroporto. Cioè faremmo fare gli aerei che girano. Però sostanzialmente anche così va bene. Tanto non dovremmo costruire strade né niente, quindi questo è proprio un metodo super veloce per coprire cose. Abbiamo creato 4 aerei che vengono serviti contemporaneamente. Quindi qua c'è la pista di decollo e questa è la pista di atterraggio. 2 hangar per la manutenzione, piazzole per gli elicotteri, insomma c'è un po' di tutto. Appena Ripa Fieschi ci vorrà un pelo più bene, potremmo anche valutare di fare dei pullman in modo tale che la città cresca. Mi interesserebbe intorno all'aeroporto, così abbiamo ancora più passeggeri e quindi più cose interessanti da fare. Allora, poi dovremmo vedere l'elenco delle industrie, se si può fare. Ad esempio con i sussidi, tra l'altro abbiamo i sussidi qua. Oh, questa è una cosa molto interessante. Ripa Fieschi a Ponte Scuri al Panaro. Qua facciamo un aeroporto grande. Oh, c'è un aeroporto piccolo, giusto per capire io come funziona anche. Ovviamente c'è la discesa. Inizieranno un po' ad odiarci. Ora ci odiano di più. Molto scarso, non possiamo già creare altre stazioni. Allora, mostra, ordina per... forse capacità di carico. Allora, vediamo se questo ce la fa. Se non ce la fa,
Qua viene indicato, attenzione, non ce la può fare. Tanto c'è qualcosa nella mia rete che non va. Ovviamente è una pista sia di atterraggio che di decollo. Guardate da quando l'abbiamo creato ad adesso. È già intasato di passeggeri di posta. Ha delle stazioni di carico pazzesche. Era proprio quello di cui aveva bisogno Ripa Fieschi. Anche se ci odia ancora per l'abuso edilizio che abbiamo fatto. Ma come abbiamo visto nelle altre occasioni, iniziamo a piantare un po' di alberi. E all'improvviso siamo diventati i loro amiconi. Bene, penso che per gli aerei ho detto più o meno tutto quello che c'era da dire. Qua c'è una stazione più piccola e ovviamente fornisce meno gente. Però fate conto che qua c'era un sussidio. E quindi per ogni passeggero che trasportiamo guadagniamo tre volte tanto rispetto alla cifra normale. Quindi anche buona come cosa. Bene, quello che volevo dirvi l'ho detto. Il vostro coach vi saluta e ci vediamo in un prossimo tutorial. Sempre con Transport Tycoon. O con altro magari. Oh, ho creato anche la banca! Creiamo subito un aeromobile. Via. Questa volta vogliamo valori. E ti dirò di più. Fai una non si può, carica e scarica, attendi fino a, cioè, scarica tutto e carica, vabbè, fa niente. Via, finiamo la puntata con una cosa di questo tipo. Lui che carica un sacco di valori. Altro, se fate clone aeromobile e l'aeromobile che avete clonato era già convertito, ve lo trovate già sistemato. Cioè, se, per esempio, se clono questo aereo ha già i valori. Devo vedere l'elenco delle stazioni. Ripa Fieschi è già pienissimo. E ci facciamo anche un Concorde giusto per sfizio. Ah no, devo fare... Non passo nel mincio. Civita Versiere. Vabbè, ma questi sono... questioni di lana caprina. Tanto non riusciremo mai a gestire tutta la gente che c'è qua dentro. Vostro buon coach vi saluta e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao! Piccola postilla da aggiungere al video. Ho rimesso la grafica con la vecchia. Per quanto riguarda gli elicotteri. Allora, avevano detto che non conveniva, eccetera, eccetera. Però io comunque una sbirciata di elicotteri la suggerirei anche per questo motivo qua. La piattaforma petrolifera. La piattaforma petrolifera fornisce passeggeri e olio, petrolio. Ovviamente quella cosa che conviene di più è il petrolio, ma qui in mancanza di raffinerie vicine possiamo puntare a fare un bel elicottero che va da qui a là. L'elicottero ha il vantaggio che hanno le loro piastrelle di atterraggio e di decollo, non devono aspettare la pista libera, quindi... L'elicottero ce ne saranno 2-3, arriveranno a un certo periodo e poi a un certo momento non ne avrete più a disposizione, quindi adesso possiamo fare il precario o il guru. Appunto, facciamo il guru che va da qui a qua, non è super veloce, come vedete lo si può fare anche con l'overcraft, però ha il vantaggio che le loro
il loro piazzole con la quale possono... Allora, ho schiacciato troppo vicino questo qua. Vedete, vanno avanti e indietro senza tipo di problema. E questo ha generato anche un po' di profitto. Niente, tutto qui con gli elicotteri. Ci vediamo per il prossimo tutorial. Mi raccomando, se vi piace questa serie, mettete mi piace e condividete. Mi raccomando. Il vostro coach vi saluta e vi rimando alla prossima puntata. Ciao, Nea.